Adesso stiamo sempre in zona Natale, con un po' come prepararsi dal punto di vista anche della dieta per non rischiare di esagerare e prendere troppi chili e fare poi molta fatica dopo a perderli. Lo facciamo con una biologa nutrizionista, tra l'altro nutrizionista della nazionale italiana calcio under 17, poi magari ne parliamo anche un attimo, la dottoressa Maria Luisa Cravana. Grazie per essere con noi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito, Maria Luisa. Senti, allora, alcuni esperti, tu e i tuoi colleghi, sostengono che basterebbe una settimana a regime per potersi godere senza ansie tutte le prelibatezze della tavola natalizia, evitando quindi di far salire l'ago della bilancia. È così? Basta una settimana? Allora, io non sono proprio d'accordo sulle diete completamente restrittive. Soprattutto fatte nel periodo pre-natalizio. Credo proprio che la dieta sempre molto varia e ben bilanciata e mantenuta sempre chiaramente sia il regime da tenere, da sostenere. È chiaro che qualche piccolo accorgimento ci potrebbe essere, soprattutto prima delle abbuffate chiaramente natalizie, che sono inevitabili, e poi parlando chiaramente soprattutto in questo periodo di crisi non togliamoci il piacere e la convivialità dei pasti chiaramente natalizi, per cui qualche piccolo accorgimento: mangiare sicuramente più verdure, più frutta, non esagerare con le porzioni, magari prediligere delle verdure di stagione che possono anche aiutarci a detossificare, a depurare, ad esempio il cavolo di questo periodo, quindi stagionale, o i carciofi possono aiutarci in questo. Però ecco, diete restrittive assolutamente no, perché potremmo avere l'effetto contrario di abbuffarci, quindi proprio in quei giorni, quindi arrivare completamente affamati, quindi otterremmo soltanto l'effetto contrario. Niente diete restrittive, anche perché insomma di restrizioni ne abbiamo già molte, potremmo anche fare che quest'anno come va, ecco, poi magari ci pensiamo dopo, scherzi a parte. Quindi non basta una settimana, bisogna cominciare adesso praticamente con dei piccoli accorgimenti. Entriamo più nello specifico: frutta, verdura, ma cosa? Sì, io direi che bisogna tenere sempre un'alimentazione corretta, non è una questione di giorni, però sicuramente una settimana prima avere un'alimentazione un po' più curata potrebbe un attimino servire ad arrivare un po' più alleggeriti chiaramente alle festività. Quindi l'esempio potrebbe essere aiutarci e accompagnare le giornate con delle tisane calde, quindi con delle bevande calde, con del tè. Consumare dei cibi non molto grassi, o comunque prediligere formaggi poco stagionati, formaggi un po' più leggeri, proteine, carboidrati poco raffinati, quindi il consumo di cereali integrali, fare dei pasti ben bilanciati, quindi al mattino una tisana o uno yogurt greco con dei cereali, e l'utilizzo che io consiglio sempre in maniera spassionata, o nello yogurt, nelle insalate, dei semi di lino, semi di girasole, contengono chiaramente omega 3, quindi anche questi aiutano ad attivare il metabolismo, per cui direi non a promuovere il dimagrimento perché sarebbe scorretto, però certo, ad accelerare un attimino il metabolismo. Chiarissimo. Ecco, dottoressa Cravana, andiamo ai giorni clou. Noi siamo arrivati finalmente alla vigilia, Natale, quindi insomma si mangia tanto, no? Anche quest'anno sarà molto particolare, c'è tanta gente che sta tanto in cucina, per quello che sappiamo tutti, quindi c'è anche il rischio che ci sia veramente di troppo. Come facciamo in quei giorni, diciamo, a non ucciderci di cibo? Ecco, ci aiuti. Allora, proprio da buona siciliana le direi che è praticamente impossibile. Sì, però, sì. Esatto, però difatti non deve essere così assolutamente. Bisogna evitare le abbuffate, bisogna evitare, dico sempre ai miei pazienti, il superfluo. Cosa significa? Cominciare a stuzzicare grissini, carboidrati un po' inutili in quel momento, evitare i bis, quindi io sicuramente potrei assaggiare tutto, però regolandomi sulle porzioni, non chiedere bis, evitando di consumare esageratamente alcolici, perché comunque apportano ovviamente tante chilocalorie e nel frattempo mi disidratano, quindi consumare acqua naturale se possibile, evitando bevande gassate, non consumare tanti dolci, e per quanto riguarda pandoro, panettone, magari se possibile limitare
dedicarlo proprio a quei giorni di festa, quindi evitare magari di tenerlo in casa e consumarlo durante tutti gli altri giorni. È chiarissimo, è chiarissimo, Cravana, quindi io direi pesce, riso in bianco, legumi e verdure, prediligere anche. Però il cavolo, i carciofi in questi giorni prenatalizi, mi sembrano consigli utili per arrivare a Natale senza stress. Ho sentito anche Galanto che stava intervenendo. Ribelliamoci. No, perché io purtroppo il panettone e il pandoro già ce l'ho a casa, ho fatto quell'errore, quindi e adesso devo anche mangiare. Non tenere nulla di tutto ciò in dispensa, se non il 24 e il 25. Ma poi scusate, Massimo, che vive a Roma, ma non è di Roma, riceve il pacco da giù, sono bravo, sicuro, come un sacco di altre persone. Le cartellate pugliesi. Ti mandano il riso in bianco. Grazie a voi. Grazie a Maria Luisa Cravana, grazie di cuore, grazie, buona giornata. A voi.